per il quale eventualmente il primo cavaliere l'araldo del quartiere di Porta Crucifera ha marcato punti 4. Corre la carriera il primo cavaliere del quartiere di Porta Santo Spirito. Abbiamo detto che sarà Luca. È lui che prende in mano la coppia, che si assume la responsabilità di questa giostra. È lui che è chiamato a dimostrare di essere ancora fra i migliori della Lizza. Deve tenere il quartiere in Lizza, deve tenere il quartiere nella condizione di potersi giocare nell'ultima tornata la giostra. Ecco, in questo caso, mentre teniamo la misurazione del punteggio, Giorgio, il compagno secondo cavaliere del quartiere di Porta Crucifera ha marcato punti 5. Credo che mai come questa volta non ci fossero dubbi, perché quando il cartellone ha girato non si vedeva niente altro nel quartiere di Porta Santo Spirito che il 5, quindi era veramente un tiro sul quale era difficile avere dubbi. Lo vediamo proprio lancia che va ad impattare sul 5 solo nella strisciata successiva. Diventano veramente difficili. Abbiamo visto però, e questa è la cosa bella, che mentre tutti festeggiavano Alessandro Vannozzi, molti quartieristi andavano a stringersi intorno a Carlo Farsetti, che per questo suo esordio forse non era riuscito a dare il massimo, ma i quartieristi lo aspettano per le prossime edizioni. Sì, ecco il punteggio. Vediamo. Del quartiere di Porta Crucifera ha marcato punti 5. Vince la giostra di San Donato, edizione 20 giugno 2009, il quartiere di Porta Crucifera. Addirittura i colpi di mortaio sono partiti in anticipo, era talmente netto il 5 di Alessandro Vannozzi che non c'era bisogno neanche di aspettare la lettura da parte dell'araldo. Entrambi tra l'altro i colpi di Alessandro Vannozzi hanno avuto questa caratteristica, e questo insomma fa sì che di fronte a tanti ragionamenti che si possono fare, che si sono fatti in questi giorni, ne venga fuori un dato di fatto indubitabile, che quello che è da anni ormai un grande protagonista di questa manifestazione, anche oggi per classe, per temperamento, per qualità, per tutto quello che si vuole, ha dimostrato davvero di avere delle qualità che lo mettono, non voglio dire prima di tutti gli altri, perché poi sarebbe difficile da fare questo ragionamento, ma insomma sicuramente non da meno di nessun altro dei giocatori che sono in questa piazza. Possiamo dire solo una cosa, era estremamente determinato Alessandro Vannozzi, non ci stava a uscire dopo quel 4 di Farsetti, e ha preso lui il quartiere in mano, ha giocato il tutto per tutto e con le capacità di cui dispone è riuscito a fare la differenza. Però ecco, da un certo punto di vista, Giorgio, vorrei dire che anche per Carlo Farsetti questa è una grande giostra, perché sì, per la prima volta riesce a vincere una lancia magari senza fare miracoli, facendo il suo. Forse era questo quello che lui aveva sempre sognato e desiderato, cioè di non dover sempre fare un miracolo per vincere una giostra, ma qualche volta di avere la possibilità di festeggiare e gioire, non dico non avendo fatto il suo dovere perché l'ha fatto appieno, però senza dover ogni volta ricorrere a un colpo di quelli eccezionali. Esatto, esatto, sicuramente lui dentro di sé ora in questo momento, dopo tutta una settimana travagliata, tutte le situazioni che gli giocavano contro, finalmente potrà dire dentro di sé con grande determinazione che la scelta per quanto riguarda le possibilità di vittoria è stata fatta al meglio, perché lui è andato a correre con uno dei giocatori migliori della piazza, quindi se voleva una spalla all'altezza sicuramente la scelta era quella giusta, ed è una scelta che preme in pieno anche la strategia del quartiere di Porta Crucifera, che quindi, lo abbiamo detto tante volte in questa settimana, oltre ad aver avuto il merito di riportare il calore, l'interesse e l'entusiasmo in questa manifestazione in tutti i quartieri, poi dal punto di vista tecnico però il merito se lo porta a casa tutto il quartiere di Porta Crucifera, che adesso con questa coppia di giostratori dimostra di essere la coppia da battere come tutti un po' pensavano. Ripeto, nulla toglie al valore
di Porta Sant'Andrea, che ha fatto comunque una grande giostra anche dal punto di vista tattico, e anche di Porta del Foro, che ha fatto una grande giostra. Su Porta Santo Spirito abbiamo già fatto un ragionamento, che a fronte delle difficoltà di partenza comunque il quartiere ha una base sulla quale lavorare in vista della giostra di settembre. Ma insomma, la coppia Farsetti-Vannozzi, se ne è parlato tanto, era la più attesa, si porta a casa la Lancia d'Oro, e quindi chi più spende, come si dice, no? Meno spende alla fine, e tante cose anche che si sono dette su questo investimento che il quartiere ha fatto, poi oggi, alla luce di questo risultato, potrebbero dimostrarsi sicuramente meno valide. Perché, ripeto, secondo me, alla luce di questo risultato è aumentato l'investimento, c'è cioè il premio, esatto, vittoria. Questo è sicuro. Però è stato bravissimo Alessandro Vannozzi, però io continuo a ritenere questa vittoria una vittoria di coppia, sì, anche se Vannozzi, sì, ha dei meriti indubbi su questa conquista. Avrà modo Farsetti di poter ricambiare questa situazione, perché il valore di Farsetti non lo mette in discussione nessuno, e quindi Porta Crucifera potrà guardare nei prossimi anni con assoluta tranquillità, perché dispone di una coppia eccezionale e probabilmente se le giocherà tutte. Bene, allora, con l'entusiasmo dei sostenitori di Porta Crucifera, che si apprestano adesso al Te Deum di ringraziamento in cattedrale e poi alla notte di festa che anticiperà le tante notti e giornate di festa dei prossimi giorni, noi possiamo concludere la cronaca di questa 117esima edizione della giostra del Saracino. Era molto attesa la giostra di giugno di quest'anno, non ha tradito le aspettative, non ha deluso le attese da nessun punto di vista coreografico, scenografico, di tifo, e anche dal punto di vista tecnico è stata una serata di grandissime emozioni e di grande spettacolo. Quindi da Giorgio Marmorini e Luca Caneschi, grazie a tutti voi, e Giorgio, diamo appuntamento a settembre per divertirci ancora come ci siamo divertiti questa sera. Auguriamocelo.